Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Ciao a tutti, oddio, come sono... Sono scentratissimo, tengo tutto il quadrante. Tra l'altro non si vede, ma forse hai visto scappare, stasera c'è il gatto che ha deciso di rifarmi compagnia sul divano, si vede che ha sentito il cambio di stagione, oggi piove, c'è fresco, e quindi si vede molto luminoso, sarà la mia testa che riflette un po', che riflette un po' la luce, che oggi ho fatto una rasata manuale proprio di quelle casalinghe. Allora, ciao a tutti, chi c'è, chi non c'è, chi si è collegato, chi è ancora in vacanza, beato lui. No dai, ormai direi che il periodo delle ferie purtroppo è andato, quindi direi che è molto difficile che qualcuno sia ancora in ferie. Allora, ripartiamo. Rimetto una musichetta, ma la tengo bassa in modo che non ci dia troppo fastidio, giusto per non disturbare. Veniamo all'argomento della live di stasera senza perdere troppo tempo, senza però esagerare, che è creiamo un gioco. Ok, con la metodologia TDD, nel senso, come dire, un pochino all'acqua di rosa, ecco, non è che ci mettiamo a fare, cioè, è sempre giovedì sera, se non sbaglio, quindi, perché potrei anche confondermi con le giornate, per cui per non fare una cosa troppo pesante. Solo io vedo a scatti, beh, io mi vedo normalmente, quindi... Non so, potrebbe anche essere la connessione, perché è un paio di giorni che fa un po' le bizze, quindi... Però sto controllando qui, mi sembra che non ci siano dei frame, come dire, droppati, quindi dovrebbe essere... Se mi dite tutti che vedete a scatti, allora c'è un problema, il problema è dal mio lato, altrimenti forse... Ci sono delle impostazioni volendo da regolare, non so se stai usando l'app o intanto benvenuto, visto che ti è iscritto proprio 10 minuti fa, c'è ancora il grazie per il follow. Guarda che se ti scrivevi che ero già live compariva il tfollower.create in vero stile, in stile Delphi, da veri lupi mannari, da veri sfighi, come si dice. Quindi grazie a Christian, visto che ci conosciamo almeno virtualmente. Ciao Valerio, vedo anche il tuo messaggio. Sì, magari c'è la qualità un po' alta, per cui... Oh, mitico Fubit che si fa... Qui vedono tutti fluido e quindi o sono io che facevo apposta andare a scatti a fare... per creare diversivo, oppure c'è probabilmente la connessione di solito sgrana, che forse non so se è peggio quello, perché a volte guardo delle live a casa ad esempio di mia mamma e c'è della, si vede della roba sgranatissima, non si vede niente, che seguo qualcuno che fa gaming qui su Twitch, per cui no, stasera vedo che c'è un pochino di gente, in realtà non vedo perché non mi compaiono. Adesso va meglio, non chiedetemi perché, ma si vede che si è orientato, gli elettroni hanno lasciato la nuvola, sono orientati dal punto giusto e quindi allora questo chattare mi fa ancora venire meno voglia di scrivere del codice che di quanta già ne abbia, perché anche oggi
ho sviluppato con Delphi, tra l'altro, l'ultima versione che, diciamo, mi sta piacendo abbastanza, mi sembra abbastanza usabile, abbastanza buona. Allora, iniziamo a chiudere un po' di cose e mamma mia che effetto blu. Allora, dicevo, l'obiettivo, in realtà ho preso spunto da quest'idea, da un post che avevo visto su LinkedIn di, oddio, adesso mi sfugge il nome, Andrea, comunque lo trovate, l'ho citato nel post proprio per non dimenticarmi, di Tomorrow Devs, che praticamente come esercitazione, diciamo, loro hanno fatto un'esercitazione in TypeScript in questo caso, quindi per il front-end, quindi non è JavaScript, ma è un'altra invenzione di Microsoft, tra l'altro invenzione del nostro patron, quindi del lo stesso creatore di Delphi, quindi c'è una radice in comune. Ed è un'implementazione del gioco dell'impiccato. Io volevo quasi prendere spunto da quello perché ho detto: beh, c'è già la grafica, c'è già il resto. Poi ho detto: vabbè, ma dai, il gioco dell'impiccato come concetto ci sta, però magari sarebbe più interessante fare una cosa similare, un po' come passare da campo minato a campo fiorito, cioè fare magari una versione edulcorata, trovando un altro espediente per fare un personaggio che comunque ci lascia le penne. Ho visto che qualcuno ha fatto anche delle versioni con un personaggino che viene rinchiuso, quindi perché dovrebbe essere, si dovrebbe poter fare con carta e penna. Quindi carta e penna è facile disegnare un impiccato un po' alla volta, però insomma, un po' macabro. E quindi ho pensato di mettere questo bell'omino nel cestino, nel Recycle Bin, di chiamarlo Tim, così si può fare Recycle Tim. Vabbè, la fantasia, cioè c'ho anche, ecco, no, non è questa quella l'effetto delle battutacce schifose, però il concetto è appunto quello di riprendere quella logica, cioè una parola misteriosa da indovinare, fare i tentativi. E a quel punto, se ovviamente esaurisci i tentativi, non ce la fai, perdi, se indovini, vinci. Quindi, poi ho detto, e mi sembra una cosa anche abbastanza esatto, ci vuole il badum. Adesso lo cercherò, non lo so, ne ho qualcuno, ma mi ricorda un po' più, diciamo, ho degli effetti alla striscia della notizia che non è che mi piacciono tantissimo. C'è questo che questo va bene per quando non compila il programma, anche se sapete che io ho un'estensione che fa ben altri suoni, qualcuno della chat sviluppata in passato che fa ben altri suoni molto più sconvenienti, diciamo. L'idea era quindi, essendo che è abbastanza semplice come logica, diciamo, da implementare, ho detto magari ne approfittiamo così proviamo a fare un simil TDD, cioè provare a costruire il gioco, come dire, un po' passo per passo, però partendo da quello che ci aspettiamo che faccia, che funzioni, inteso come lo stato dei vari oggetti che decideremo poi di mettere in campo, e la loro variazione all'inizio, chiamando dei metodi, e mettere giù i test con un progetto di test. E quindi svilupparlo pian pianino, almeno dal punto di vista della logica, in questo modo, così da far vedere come potrebbe essere sviluppato in metodologia TDD, cioè Test Driven Development. Non è un test a die die, ma che è una metodologia che prevede appunto il fatto che si parta dai test addirittura, e quindi che gli unit test non sono solo un modo di, come dire, rendere il codice più stabile mettendo in automatico scrivendo del codice che appunto verifica che non che funzioni il programma, perché questo è un test che fa una persona, ma che, come dire, i comportamenti diano almeno individualmente nel particolare l'esito che ci si aspetta che abbiano, e poi da quel momento in poi bisogna ovviamente costruire l'interfaccia, bisogna costruire tutta un'altra serie di cose, e quindi lo scenario si complica, però
Quindi come fare? Ci armiamo del nostro bel compilatore. Quello che andrei a fare è un'applicazione con FireMonkey, perché magari questo gioco, se lo vogliamo mettere anche su un dispositivo mobile o su un'altra piattaforma, potrebbe anche non dispiacerci, potrebbe essere un bel giochino. Però, come dire, prima di concentrarsi sulla grafica, che questa terrei per un secondo momento, quello che andremo a sviluppare è innanzitutto la logica. Quindi la logica non nel senso di fare un'applicazione, potremmo anche farla più semplice, che vada a fare il gioco di per sé, che ci faccia giocare, ma una logica basata appunto sulla creazione dei test. Ovvero, non so, abbiamo il nostro gioco, abbiamo un numero di tentativi, fare in modo che il gioco, quando parte, non abbia tentativi a disposizione, oppure quando avviamo una partita, che la prova a indovinare sia quella che andiamo a impostare da, o come parametro con una fonte esterna. In breve, come dire, mettere giù un po' tutte le aspettative e i requisiti che dovrà avere la logica del nostro gioco. E con questo pian pianino costruirci la logica dell'applicazione. Quindi è un TDD molto all'acqua di rose, perché insomma il programma è semplice. E vabbè, non sto a fare magari test che falliscano e poi, cioè, li metto giù, ed è giusto per vedere un po' come si potrebbe sviluppare un programma in questo senso, e anche come gestire soprattutto la questione delle dipendenze, ovvero nel momento in cui dobbiamo fare dei test in isolamento. Perché il progetto originale da cui ho preso spunto per l'idea, ad esempio, andava a scaricare la parola da indovinare, non lo prendeva da un elenco, ma lo andava a scaricare da una web API online. Quindi questo proprio per garantire, ed è una cosa che vorrei replicare anch'io, sia perché abbiamo gli strumenti, sia perché questo ci consentirebbe appunto, da un certo punto di vista, di poter avere una fonte che poi dovremmo andare a simulare nel momento in cui dobbiamo testare tutto ciò che dipende da quel servizio esterno, che ovviamente deve essere emulato nel momento in cui facciamo un test su qualcosa che dipende da questo. Quindi questo è quanto. Comunque, bando alle ciance, ciance alle bande, come si suol dire, e ci dà anche questo effetto. Abbiamo degli effetti veramente terribili, e quindi c'è anche il campanello. Nessuno ha suonato, sono io che faccio le prove. Quindi, come fare? Ci armiamo del nostro ben amato compilatore. Adesso io cambio magari la visuale, così si vede meglio, ma non mi vedo io. Ah, cioè, ecco, ci sono. Ok. In questo modo partiamo con il nostro Delphi, iniziamo a fare un po' di lavoretti. Questa è la nuova, io sto usando Delphi 11, quindi è proprio appena uscito, fresco fresco di, come dire, di fabbrica, perché a metà della settimana scorsa è uscito. Quindi giovedì abbiamo visto assieme, tra l'altro, abbiamo fatto live un po' prima, abbiamo visto il webinar di lancio. Basata sulla versione precedente c'è l'edizione Community, che è comunque abbastanza completa, è leggermente diversa a questo punto perché questa è stata aggiornata. Lancio il comando in chat per farmi riportare, che è comodo, un link, un sito con tutte le informazioni, sia sul linguaggio sia poi come scaricare gratuitamente. Tra l'altro, ho sentito che qualcuno ha scaricato la community e ha ricevuto telefonate nominatorie in questo caso, ma che chiedevano come si trovava con l'edizione community, e quindi ho detto, oh, almeno c'è un forse c'è un cambio d'approccio o qualcosa di un ammorbidimento sul, come dire, sulla distribuzione della versione community, più teso magari a interessare un po' di persone, che non a catturare gente che magari lo usa fuori licenza, anche se insomma non saprei dire se ce ne sono meno. Io ci ho licenziato, quindi sono, come dire, contento così. Ok, quindi direi di cominciare. Come cominciamo? Intanto andiamo a crearci un nuovo progetto.
Quindi qui abbiamo una bella finestrella con l'elenco dei progetti. Io andrò a prendere come al solito la multi-device application. Tanto forse converrebbe vedere i caratteri un pochino più grandi. A questa cosa non ho pensato, però siccome questo ambiente dovrebbe finalmente supportarlo, in realtà non so cosa succede cambiandoli al volo. Quindi facciamo una cosa, adesso facciamo un esperimento, proprio così proviamo a farlo crashare proprio subito, così vediamo il bello della diretta. Tac, mi si è ridimensionato ovunque, però vediamo se in realtà non so se ha bisogno di essere riavviato o meno. Sì, forse sì, quello sicuro. Adesso proviamo a riavviarlo così. Delphi, eccolo che parte. Vediamo se stavolta recepisce. E così almeno forse vedete anche un pochino più grande, che se non si legge ovviamente si fa fatica. Mi sembra esattamente uguale a prima, però mi viene il dubbio che forse sia colpa mia che sto lanciando la versione. Lead magari che non è, però c'è la versione aware e unaware, quindi non vorrei lanciare quella sbagliata. Però mi sembra strano che non ne recepisca, anche perché l'ho provato pure l'altro giorno e quindi mi sembra sempre uguale, quindi probabilmente non è, a meno che non sia io che sia diventato. No, qui mi sembra. Proviamo l'altro magari. Però questo è unaware, quindi è quello che diciamo non è. Non dovrebbe essere sensibile al cambio di caratteri. Non parte neanche. No, ecco, adesso parte. Secondo me sarà uguale. Ah, spero di non dover riavviare Windows, ma comunque tutto il più facciamo senza. Tanto poi lavoriamo sul codice, quindi non è che poi ci interessi. È la miseria. Questo ci impiega un sacco di tempo. Ho 1000 programmi in, no, esattamente uguale a quello di prima. Non c'è problema, quindi tanto comunque al momento non abbiamo di che lavorare su parti visuali, quindi lanciamo quello tradizionale e siamo a posto. Poi controllerò eventualmente anch'io i setting. Quindi andiamo a creare un'applicazione multi-device, dicevo. Ok, quindi che si creerà al solito modo, ovvero una finestra principale in cui ricavare l'eventuale interfaccia della nostra applicazione. Allora, ci mette del tempo perché ho un sacco di programmi, compreso quelli per lo streaming, che impegnano la GPU, e quindi applicazioni VCL, nessun problema. Quelle Fire Monkey vengono, come dire, un po' rallentate perché c'è appunto gli altri applicativi che hanno bisogno della scheda video, e quindi lavorando prevalentemente con quello nel disegno, ovviamente ci sono le sue difficoltà. Ok, come prima cosa ci salviamo il progetto, così abbiamo tutto quanto. Non mi ricordo se avevo fatto una cartellina qua, facciamo una cartellina source, quindi lo chiamiamo Recycle Team, col gioco di parole, quindi Recycle Team. Questa è la forma main, quindi io sono abituato a usare, come dire, i nomi delle unit con i namespace, mettendo nome del prodotto o nome dell'azienda, poi una, un'altra
un namespace tipo forms perché contiene tutte le form, e poi main perché è la form principale. Non ero io, quindi, a lanciare la correggina, che è il code smell. Io l'ho ribattezzata code smell perché, allora, recycle team in questo caso è il progetto, come lo chiamiamo, punto UI, punto win, anzi punto app, tanto poi non è che ci interessi più di tanto. Ok, poi eventualmente possiamo sempre rifattorizzare. Questo è il progetto che sarà il progetto della nostra applicazione, del nostro gioco, ma al momento lo lasciamo qui, perché quello che andiamo in realtà a creare praticamente subito è in realtà un altro progetto, che è quello dei test. Quindi faccio un add new project. Tra i vari progetti qui c'è un albero dedicato ad unit. Sapete che i test framework hanno tutti questi nomi, NUnit, JUnit, sono tutti della stessa famiglia. Questo di UnitX è come dire un D-Unit un po' attizzato, con qualche funzionalità in più. Diamo l'ok, il wizard ci propone delle opzioni per andare a creare ad esempio il progetto, aggiungerlo al gruppo di progetti corrente, cosa che mi sembra una buona idea. Creare dei setup e teardown method, cioè i metodi che inizializzano e finalizzano il sistema che poi deve essere testato, anche se io come dire li faccio aggiungere ma poi al momento non li utilizzo, anzi magari levito pure, così tanto poi non è un problema. Io adesso spunto tutto giusto per avere uno scheletro completo, poi è chiaro che andremo come dire a rifinirlo in un secondo momento. Quindi cosa potremmo andare a testare all'inizio? Ad esempio potremmo iniziare dalla logica di gioco e quindi fare ipoteticamente una classe, un game, che magari gestisce, come dire, fa un po' da punto di ingresso di quella che è la logica del nostro gioco che andiamo a realizzare, e quindi iniziare eventualmente a testare quella. Quindi io qui vado fondamentalmente nella cartella di prima, se la ritrovo. Tra l'altro, piccolo annuncio, diciamo, andrò poi a pubblicare nei prossimi giorni anche su GitHub tutti i sorgenti dei progetti che ho fatto nelle live fino ad ora. Alcuni sono ancora su Twitch, altre si possono trovare su YouTube come replica, quindi come registrazione. Eventualmente, per chi potrebbe essere interessato, lascio il link al canale, così, perché non ha ancora un nome. Ok, quindi andiamo a fare recycle team test game, quindi una unit per i test, e poi dobbiamo salvare anche il progetto, quindi facciamo recycle team no time test di proj, mettiamo l'estensione. E così abbiamo anche i test. Poi qui ci chiede di salvare il gruppo di progetti, giustamente, perché ne abbiamo messi N, e quindi abbiamo fatto quindi applicazione che rimane per il momento lì, e la parte dei test, il progetto dei test per testare le nostre classi. Perché approccio TDD vuol dire andiamo alla rovescio, ovvero prima creiamo i test per la nostra classe, i test dovrebbero fallire, quindi dovrebbero testare una condizione e fallire. E quello che dovremo poi andare a fare è implementare la logica per far funzionare il test in base alle condizioni che andiamo a prefissare. Ad esempio, nell'ottica di, intanto facciamo un po' di refactoring, vedo un attimo dopo. Andiamo ad esempio di includere sempre gli stessi file, o magari di andarli a creare addirittura come file di questo progetto di test, in modo che poi li andiamo a importare nel progetto dell'applicazione in un secondo momento.
teoricamente noi sull'applicazione al momento non dovremmo lavorare, cioè dovremmo sviluppare tutta la UI a prescindere, cioè successivamente. Quindi la logica, la business logic, volevo dire, a prescindere. Quindi andiamo. Qui faccio una nuova unit, la metto nel progetto di test, ma in realtà è per salvarla su disco sempre nella stessa cartella. Poi un domani, se cambiamo idea, possiamo sempre. E qui inaugurerei un namespace che si chiama core, inteso come il nucleo, cioè la business logic, la parte, come dire, di logica di per sé del nostro gioco. E faccio game.pass. Quindi questa è la nostra unit. Ok, quindi dentro potremmo iniziare a implementare i nostri tipi. Ad esempio potremmo metterci, dovrebbe essere abbastanza grande, fare un tgame classe banalmente, che avrà ovviamente qualcosa di public. Quindi dichiariamo una classe, in public andremo a mettere qualcosa, ad esempio, non lo so, le proprietà che ci consentono di leggere i tentativi che abbiamo a disposizione, quindi le vite prima di morire, o i passaggi. Adesso lì ovviamente dobbiamo un attimo ragionarci un attimo, o eventualmente anche la parola da indovinare, perché, come dire, è un dato che noi potremmo anche eventualmente andare a leggere, perché metti che vuoi, come dire, dare un aiuto o visualizzare un suggerimento, potrebbe anche starci che per qualche motivo, non so, se noi abbandoniamo il gioco, visualizziamo la parola e la chiudiamo lì. Quindi sicuramente avremo anche una parte quindi private, con dei campi. Ad esempio, supponiamo di iniziare il gioco. Nel momento in cui iniziamo il gioco, noi sicuramente avremo una parola, ok, la parola indovinare, quindi chiamiamola F, non so se chiamarla Magic Word o Guess, Secret Word, ok, parola segreta. Ok, chiamiamola così. Quindi qui abbiamo messo un campo per contenere la parola segreta. Se la vogliamo esporre come proprietà, facciamo la nostra property secret word di tipo stringa, che legge dal campo secret word. Scrivere no, perché non voglio che sia modificabile in qualsiasi momento, ma deve essere determinata all'inizio del gioco. Quindi nel momento in cui noi facciamo lo start del nostro gioco, decideremo o in qualche modo verrà acquisita la parola magica, la parola segreta, e da quel momento in poi, finché il gioco non termina, la parola rimane quella. È chiaro che se il gioco riparte, ne verrà acquisita un'altra, ma sta tutto all'interno della logica del gioco, quindi deve rimanere leggibile come informazione, però non scrivibile, a meno che non ci siano determinati meccanismi. Quindi io al momento la blindo, poi possiamo sempre ovviamente andarla ad aprire in un secondo momento. Quindi al momento di sola lettura. Il campo è privato, quindi nessuno vi accede tranne questa classe, e la proprietà è public, si basa a legge il campo privato, ma non c'è la parte di write, quindi non è possibile scrivere, è una proprietà di sola lettura. Altra cosa che abbiamo sono i tentativi, come potremmo chiamarli, retries. Mettiamo una proprietà retries di tipo integer che ci dice quanti tentativi abbiamo a disposizione. Magari all'inizio del gioco parte da 6 e quando è finito a 0, ovviamente siamo sul game over. Ecco, noi adesso stiamo mettendo su, magari li tengo un attimo in ordine alfabetico così è un po' più ordinata. Quindi anche qui mi farò la mia proprietà, in questo caso tipo integer, che legge ma non scrive, perché l'azzeramento dei tentativi o il decremento non può essere fatto direttamente, ma deve passare tramite della logica. Logica che io ancora non ho scritto, quindi questa classe fondamentalmente definisce dei valori, dello spazio da allocare per dei valori che devono essere in memoria quando il gioco parte. Quindi
o meglio, il gioco qui non parte nel senso quando lanciamo l'applicazione, non quando iniziamo a giocare, perché quando iniziamo a giocare dovremo in qualche modo dare uno start al nostro game in modo da inizializzare questi campi a un valore specifico. Già quello che abbiamo scritto però ci può far pensare a delle condizioni che potremmo andare a testare e che in questo caso avremmo magari dovuto scrivere prima, ma comunque la proprietà devo metterla giù e quindi anche partendo dai test. Allora, quindi qui cosa andiamo a fare? Facciamo un po' d'ordine, un po' di spazi, team my test object. Questo diventa lo rifattorizziamo, lo chiamiamo T-game unit test, perché ci sono i test del nostro gioco. Lui ha fatto le procedure di setup e teardown, io le lascio perché così ne abbiamo un esempio, così come i metodi di test con diversi test case. Ecco, in realtà questi magari li vado un attimo a tirare via, tanto poi li possiamo sempre riprodurre. Qui in fondo c'è il register della nostra classe. Questa unit, quando viene caricata, va a registrare questo modulo tra l'elenco dei test che devono essere visti dal framework di testing e quindi devono essere eseguiti. Quindi ci sarà qualcosa che parte e va in questa classe quando trova dei metodi decorati con questi attributi tipo test, li va a eseguire e all'interno ci sarà la classica l'asserzione. Ad esempio, noi cosa potremmo testare? Possiamo testare ad esempio che check oppure when game created, quando andiamo a creare il gioco, il numero di, ad esempio, la parola sia vuota e il numero di tentativi sia, come dire, sia zero, perché ancora non abbiamo iniziato. Sì, vai tranquillo, Christian, ci mancherebbe anche perché sì, è un po' esigente, ma perché è un po' problema anche di chi streama, cioè del sottoscritto, che ci piace a tutti fare un po' il boost delle risoluzioni, poi dopo avere le risoluzioni alte e quindi dopo a livello di streaming a 60 frame per secondo e quindi però cioè, abbiamo c'è la tecnologia e quindi ci si diverte a utilizzarla, quindi forse questo dopo crea un qualche problema a chi dopo segue. Comunque se no se interessa, cioè, dopo c'è sia rimane sia su Twitch per un po' di tempo, un paio di mesi on demand, ma comunque le ricarico anche su YouTube se per caso poi c'è interesse. Quindi per i contenuti direi che puoi andare tranquillissimo. Poi speriamo prima o poi di parlarne anche dal vivo, anche di altre cose, la prima occasione quando finirà tutto questo periodaccio che per le conferenze, per gli eventi è veramente una roba clamorosa. Quindi dicevamo when game created retries equals 0, cioè il numero di tentativi uguale a 0, è giusto per definire una procedura, fare un esempio, quindi cosa andiamo a mettere qui dentro per implementare il test? Innanzitutto dobbiamo importarci la unit con il gioco, quindi con la nostra classe, quindi facciamo il solito alt F11 o file use unit, andiamo a usare la unit, al momento l'unica che abbiamo è quella del gioco, quindi direi che grossi problemi non dovrebbero esserci, la mettiamo in implementation, ce l'abbiamo qui. E quindi in questo modo possiamo accedere al tipo game. Quindi qui cosa faremo? Faremo una cosa del tipo tgame.create, andremo a creare il nostro gioco. Ovviamente tutto quello che creiamo va distrutto, qui il principio non si trasforma ma finisce in concime per la CPU, quindi andiamo a mettere il try finally e facciamo un bel free alla fine, sempre ovviamente. Quindi creiamo un oggetto, lo dobbiamo anche distruggere perché non abbiamo
il garbage collector, a meno che non prendiamo in considerazione di usare delle interfacce. Non che abbiamo un garbage collector a quel punto, ma c'è una gestione automatica della memoria in base ai riferimenti. Quindi, in questo to-do cosa facciamo? Dobbiamo fare la nostra assert, cioè cosa dobbiamo dire? Dobbiamo testare la condizione. Abbiamo creato il gioco, i retries possiamo leggerli perché assert equals, se riesco a beccare, are equal. Quindi assert è una sorta di classe con una sfilza di metodi statici che in questo test framework ci consente di andare a fare le verifiche su quello che ci aspettiamo, ad esempio che un oggetto sia null, che un valore sia uguale a un altro, che sia 0, che una stringa sia vuota, che un booleano sia true, sia false o una condizione, quindi c'è proprio di tutto. Il primo valore è il valore che ci aspettiamo, ovvero 0. E l'altro valore è il retries, che è la proprietà che ci consente di leggere il numero di tentativi, e appena creato il gioco questi tentativi devono essere a zero. Altra cosa che possiamo fare è che ad esempio che la parola sia vuota, cioè se non abbiamo iniziato un gioco definendo una parola da indovinare o dicendo al gioco vattela a recuperare da un servizio esterno, questa parola ovviamente deve essere vuota. Cioè, sembrano delle banalità, però mettere giù pian pianino tutte queste condizioni consente di ognuna che dà, come dire, un semaforo verde, è una maggiore sicurezza che il codice faccia esattamente quello che noi ci aspettiamo che faccia, come giusto che sia. Quindi, when game created, secret word. Poi nel dare i nomi ai test, usate l'italiano, usate l'inglese, scrivete più o meno, cioè io qui io seguo una convenzione, prendo quella lì e quindi vado a fare Ctrl Shift C, così lui mi fa il test, qui mi copio e incollo grosso modo il codice che prevalentemente sono delle, come dire, chiamate di metodi di creazione, quindi questa è un'assegnazione. C'è il test, la distruzione, quindi deve essere sempre molto semplice il test, ovviamente non può essere una cosa complicata. Qui andiamo a testare un'altra cosa, ovvero assert is empty, sì, ce l'abbiamo, quindi sul nostro game la secret word deve essere vuota, ovvero deve avere lunghezza 0. Potremmo anche iniziare a stabilire delle condizioni legate al fatto che ad esempio il gioco sia in funzione quando abbiamo una parola e abbiamo un numero di tentativi maggiore da zero. Però vabbè, prima di iniziare a mettere giù cose nuove, lanciamo questo progetto. Quindi se noi lanciamo l'exe di test, stiamo lanciando di fatto un'applicazione console. Adesso la lancio senza debugging, sperando che non succede niente. Ok, qui c'è la descrizione di tutti i test. Running for test, cioè praticamente il test framework che si è recuperato tutti i test che noi abbiamo, ne ha trovati due, ignorati 0, ne ha eseguiti e quindi sono passati due. C'è leaked, failed, errored, quindi dove viene fuori magari un'eccezione, oppure i falliti sono quelli che sono andati a buon fine, ma non hanno dato l'assert che noi ci aspettiamo. Qui ovviamente ci aspettiamo che questi funzionino perché Delphi fa un'inizializzazione automatica della memoria e quindi noi abbiamo definito una stringa, un intero, quindi quando l'oggetto viene creato la stringa è automaticamente vuota e l'intero è a zero, quindi qui non dobbiamo fare nulla di particolare da questo punto di vista, però se per caso ci scappasse inizializzato il valore in un altro modo ce ne accorgeremmo e potremmo avere una condizione iniziale per il nostro oggetto che non è quella valida. Quindi detto questo, esci dallo zoom, esci da questo corpo, quindi chiudiamo qui e questi sono test ovviamente molto semplici e sono abbastanza facili, per così dire, da eseguire, anche banali. Una cosa che potremmo andare a, come dire, complicare è ad esempio il fatto di iniziare a giocare
E a quel punto, quando iniziamo a giocare, dovremmo, come dire, andare a recuperare una parola o passandola come parametro, che direi che al momento è la soluzione migliore, e verificare ovviamente che nel momento in cui iniziamo a giocare, il numero di tentativi sia diverso da zero, magari sia uguale a un default, opzionabile magari, quindi iniziamo già a costruire un po' di logica in più, e che la parola da indovinare sia uguale alla parola che abbiamo passato, quindi che ci sia da parte del game un corretto gestione della parola che noi abbiamo scelto da indovinare. Poi ovviamente lo farà il programma, noi non la vedremo perché altrimenti è finito il gioco a questo punto. Quindi, tornando al nostro core, cosa potremmo fare? Intanto potremmo dire che aggiungiamo una procedure start. Per avviare il gioco, a questa procedure passiamo a secret word, no work, string. Quindi passiamo la parola da indovinare, che ovviamente verrà generata magari esternamente in qualche modo, e al nostro gioco non gli diamo lo start, gli passiamo la parola e lui si salverà la parola e andrà quindi a inizializzare anche il numero di tentativi. Quindi mettiamo il corpo del metodo, giusto per lasciamolo vuoto, quindi scriviamo prima il test, cioè quel test di cui parlavamo. Cosa prevede? Che noi when game non created ma started, ok, secret word. Scriverò semplicemente matches, così secret word è quella che abbiamo passato al momento dell'avvio del gioco. Quindi facciamo Ctrl Shift C. Cosa andiamo a fare di bello? Andiamo a fare anche qui sempre le tre fasi tipiche dei test, ovvero assign, act e assert. Questa è un'assegnazione, la creazione del gioco e poi vabbè, la sua distruzione. In tutti i passaggi precedenti mancava un act, qui invece l'act ce l'abbiamo, cioè come azione facciamo start e andiamo a passare una parola da utilizzare come esempio, che poi è quella che dovremo indovinare e verificare che corrisponda a quella impostata all'avvio del gioco. Quindi cosa ci scriviamo? Ci scriviamo start Delphi, oppure start, inventiamocene una che non dia da pensare che ci siamo, cioè possiamo usare anche degli espedienti secret word, chiamiamola così. Così è chiaro che non è una parola particolare, ma è un valore giusto per rappresentare la secret word, così abbiamo un duplice vantaggio. Quindi abbiamo il gioco, la parola è secret word, quello che dobbiamo assertare, se si può dire, è che are equal, la secret word sia uguale actual game secret word, cioè la parola segreta memorizzata al momento del gioco deve risultare quella che abbiamo passata per avviarlo. Quindi se noi eseguiamo questo test, ovviamente il test ci dirà questa volta, direi ciccia, perché non abbiamo implementato nulla, e infatti ce lo troviamo anche scritto. Se vedete, failing test, qui c'è diciamo il summary di per sé, e qui dice: guarda che when game started, secret word match, expected secret word, il valore atteso, che la secret word, non è uguale a quello attuale, che sarà ancora vuoto, ipotizziamo. Quindi al momento fare ipotesi semplice, perché la logica è semplice, ma nel momento in cui iniziamo ad aggiungere delle classi o altre cose, ovviamente ci saranno test anche per loro. E come dire, lo scenario arriverà a moltiplicarsi, ma questo aggiungerà di nuovo altri test, e
E quindi alla fine avremo anche cioè comunque del codice coperto da un certo quantitativo di procedure automatiche che testano che le condizioni siano quelle che ci aspettiamo. Non vuol dire che il programma funzioni, perché quello poi sarà un integration test e un acceptance test, ci sono test anche di altro tipo, quindi quelli automatizzati possono essere al momento questi qui, e non dico che ce ne siano pochi altri, ma gli altri ovviamente sono più complessi e comunque hanno obiettivi diversi, quindi qui l'obiettivo è che ogni metodo che fa qualcosa e produce uno stato, una variazione dello stato, noi andiamo a verificare che sia quella che ci aspettiamo, poi ovviamente al resto. Quindi questo start, control click, vogliamo direttamente sul metodo, c'è qualcosa che dobbiamo aggiungere. Dobbiamo memorizzare la nostra secret word che passiamo come parametro e direi che dovremmo anche stabilire un numero di tentativi, facciamo 6, da con cui indovinarla, che andranno via via come dire, a decrementarsi fino ad arrivare a un game over quando arrivano a zero. Insomma, devo bere a tutti i costi perché. Aiuto. Ok. Quindi codice direi che più leggibile di così si muore, ma qui potremmo già introdurre un'altra miglioria, quindi fare un balzello in avanti, cioè supportare ad esempio delle opzioni. Questo cosa vuol dire? Che magari al nostro progetto potremmo aggiungere una nuova classe, quindi faccio una nuova unit per tenere separate, che fa parte ovviamente del core, che chiamerò Recycle Core Options, quindi qui vado a mettere type t-options, un'altra classe. Avrà dei metodi public, come ad esempio rifattorizziamo un po' i nomi perché non mi piacciono molto, ma siccome possiamo rifattorizzare, ad esempio queste sono le opzioni del gioco che noi potremmo andare a modificare in modo che quando il gioco parte, o anche durante, dipende da quando vengono usate, si possa personalizzare magari il numero di tentativi. Oppure la lunghezza della parola potremmo avere questo tipo di interazione. Io metterei intanto un numero di tentativi con un default, quindi una proprietà guessCount di tipo integer che legga da un campo privato che si chiama guessCount, che non ho messo, ma ci penserà Delphi a inserirlo, guessCount. Lo possiamo anche scrivere perché questa è la nostra customizzazione del numero di parole, del numero di tentativi che vogliamo fare indovinare. Poi vabbè, al momento tralascio il fatto di mettere qualcosa di negativo o dei controlli di questo tipo, ma giusto per semplificazione, anche perché possiamo sempre inserire in un secondo momento e andare a mettere pure i test corrispondenti. Default, qui prevedo un default anche se questa classe non ha uno streaming, non andiamo a salvare, quindi non è questo valore ininfluente, dobbiamo comunque inizializzarlo nel costruttore, però vabbè, lo indichiamo. Nel caso noi ci inventassimo, utilizzassimo le funzioni di streaming di Delphi nell'andare a salvare i valori di questa classe, ad esempio su disco, lo streaming salterebbe la proprietà se è uguale a 6, perché sa che il costruttore la va comunque a inizializzare quel valore, quindi c'è questo vantaggio, risparmiamo spazio su disco in poche parole. Faccio un Ctrl Shift C, quindi completo la classe. Delphi ha visto che delle cose scritte mancava il campo, l'ha messo privato e ha fatto bene perché è giusto, e ha aggiunto il campo privato guessCount. Poi qui possiamo aggiungere tutte le opzioni che vogliamo, se abbiamo ad esempio anche del tempo a disposizione, lunghezza della parola, se avere delle consonanti doppie, che ne so, vado un po'
spazio un po' con, come dire, la fantasia, ma giusto per creare degli scenari. Una volta che ce l'abbiamo, cioè noi possiamo ovviamente integrarla quanto vogliamo. Lo scopo di questa è essere utilizzata nel game in generale per inizializzare il numero di tentativi a un valore che possa essere opzionabile. Quindi quello che noi dobbiamo a questo punto fare è utilizzare un oggetto delle opzioni. Quindi lo vado a dichiarare qui, options, di tipo the options, quindi quella classe che contiene le opzioni che noi non vediamo perché dobbiamo aggiungere la unit in cui è definita, qui options, che è questa nella sezione interface perché ne abbiamo bisogno in quella sezione. Quindi DFC ci completa sempre correttamente tutto. A questo punto la dovremmo vedere e qui abbiamo aggiunto il campo privato. Quindi questo è un campo che conterrà un riferimento all'oggetto con le opzioni del nostro gioco. Ovviamente quando parte, essendo un riferimento, sarà nil, quindi dovrà essere inizializzato, dovremo creare, ma dovremo anche preoccuparci di distruggere questo oggetto in quanto è una sorta di dipendenza interna gestita dal nostro game, cioè quando il game viene creato ci crea le nostre opzioni e quindi a questo punto dobbiamo anche esporle in public, quindi dobbiamo mettere la dichiarazione qui in modo che chiunque scrivendo game option possa andare a cambiare le opzioni e solo lettura, ovviamente, perché la scrittura vorrebbe dire poter cambiare il puntamento di questo oggetto e noi non vogliamo, vogliamo solo che venga letto perché l'oggetto viene creato e gestito dal game. E le option stanno all'interno, però vogliamo che qualcuno possa arrivare a questo oggetto e farci delle modifiche. Quindi in questo modo con la proprietà l'abbiamo esposto e col campo lo teniamo privato. Per inizializzarlo aggiungiamo i costruttori, quindi mettiamo un bel create e il destroy faccio scrivere a lui anche se c'è ancora questo bug che spero che correggano il prima possibile, che allinea male quando c'è un completamento automatico, viene per qualche motivo allineato male il metodo. Quindi andiamo a creare un costruttore e un distruttore, ovvero le classi che inizializzano, sì, le classi, ciao, i metodi che inizializzano il nostro oggetto e quello che viene invocato quando l'oggetto viene distrutto, perché dobbiamo creare le opzioni e dobbiamo anche andare a distruggere. Quindi qui nel nostro create cosa facciamo? Chiamiamo il costruttore ereditato, poi andiamo a creare il nostro oggetto di opzioni. Quindi il gioco quando parte ha le opzioni, quando viene distrutto andiamo a controllare che l'oggetto sia stato effettivamente inizializzato, quindi se è diverso da nil, e poi chiamiamo la funzione che in questo caso devo andare a importare. Perché è un po' più comoda, free nil option, cioè distrugge l'oggetto e poi chiama il distruttore, ovvero il metodo che distrugge tutto ciò che noi abbiamo ereditato, cioè noi stiamo estendendo una gerarchia, quindi con l'inherited scritto così o anche scritto per esteso chiamiamo tutto, diciamo, ciò che è l'inizializzazione di quello che abbiamo ereditato e creiamo le nostre opzioni. Qui distruggiamo le nostre opzioni e di nuovo richiamiamo il metodo che distrugge tutto l'ereditato. Qui c'è lo start di prima. A questo punto le opzioni le inizializziamo e le andiamo a distruggere correttamente. Quindi finché il nostro game è in uso, ha delle opzioni e noi le possiamo cambiare. Una cosa che non abbiamo messo, faccio copia e incolla da qui, così faccio prima. Qui nelle opzioni è un costruttore, distruttore non ci serve perché non abbiamo nulla che venga creato come oggetti che dobbiamo distruggere, a cui abbiamo questa responsabilità. Il costruttore ci serve perché dobbiamo andare a di fatto a inizializzare il numero dei tentativi a quel valore che sopra abbiamo indicato come default, che è 6. Quindi se vogliamo portare qui sopra questa roba, nel caso abbiamo più classi risulta più leggibile. Quindi qui abbiamo una proprietà alla creazione
dobbiamo andare ad assegnare il valore iniziale che abbiamo deciso essere 6 al momento. Quindi quali cose potrei testare? Non vado a testare nel gruppo dei miei test che le opzioni vengano create o altre cose di questo tipo. Potremmo testare, ad esempio, che nel momento in cui abbiamo il gioco, oltre al fatto che la parola deve essere quella che noi abbiamo passato, che il numero di tentativi sia, come dire, sia quello che è attualmente nelle opzioni, quindi quello che possiamo fare, ad esempio, dire tanto duplichiamo, facciamo un nuovo metodo di test, when game started, volevo cambiargli il nome, in realtà vediamo se riesco, più che retries, questo è un guess left, cioè il numero di, come dire, indovinate che io posso, che ho ancora a disposizione prima di perdere, come dire, prima del game over. Quindi abbiamo rifattorizzato, quindi il resto del codice dovrebbe funzionare correttamente. No, perché c'era un errore qui, avevo lasciato un errore di compilazione, comunque poco male, si fa presto a. Quindi when game started, guess left equals options guess count, oppure guess left equals count, adesso senza scrivere un papirone, cioè il numero dei tentativi deve essere uguale a quello che abbiamo impostato nelle opzioni. Come lo testiamo? Andiamo a crearci il gioco, quindi ognuno di questi test crea e distrugge il gioco. Qui facciamo uno start con Secret Word. Prima di fare uno start, sempre nella parte dell'assign, accediamo alle opzioni e qua ci mettiamo guess count 2 punti uguale 123. Via, così. Giusto per dare un po' i numeri, come dire. Facciamo lo start, quello che dobbiamo verificare che siano uguali è il 123 con lgame guess left, cioè abbiamo creato il gioco e questo ovviamente abbiamo visto che crea anche le opzioni. Andiamo a cambiare le opzioni, andiamo a avviare il gioco, a questo punto il numero di tentativi che ho deve essere uguale a quello delle opzioni, anche se è un numero elevatissimo come 123. Elevatissimo per quello che dobbiamo indovinare, ovviamente una parola secondo me di qualche lettera in 100 rotti tentativi non dovremmo avere difficoltà a. Quindi lanciamo e vediamo se abbiamo tutti i test in verde, se ci sono delle cose che ci siamo dimenticati. Abbiamo dei test in rosso, when game start expected 123, ma abbiamo un 6 perché abbiamo ancora il default e allora o non funzionano le opzioni o come dire, oppure noi non gli andiamo a mettere il default giusto prendendolo dalle opzioni. Supponiamo di essere totalmente ignorance, potremmo dire che dobbiamo mettere un test di questo tipo. Il test abbiamo messo. Non metterei che le opzioni, cioè vado a cambiare il numero delle opzioni, poi il valore che ho scritto sia quello, perché comunque è un'assegnazione. A questo punto è evidente che qui manca più che altro qualcosa nella logica. Infatti qui c'è un'assegnazione fissa 6, questa è la parte di logica che va modificata in modo che guess left diventi option guess count. In questo modo andiamo a recuperare il valore dalle opzioni. Se riesegui i test, stavolta mi aspetto che vada tutto correttamente. Infatti ne abbiamo poi già 4 al nostro carnet e funzionano, quindi devono continuare a funzionare. Io devo poter continuare a rifattorizzare cose private o le parti magari pubbliche che portano a fattorizzare anche i test per aggiungere via via nuove funzionalità.
senza che, come dire, tenendo i test allineati, ma deve essere solo refactoring ovviamente, facendo in modo che i test diano sempre un esito positivo. E man mano che faccio le modifiche, le faccio per nuove condizioni, quindi creo il test, vedo che fallisce, vado a mettere la logica e lo faccio, e dopo vedo se matcha e se funziona. Come dire, posso dire di aver chiuso quell'espansione, quel piccolo step incrementale che pian pianino aumenta la dimensione del nostro software fino ad arrivare ad avere il programma completo con una, due N classi, dipende ovviamente da quello che vogliamo fare. Quindi, cosa andiamo a fare di bello? Nel nostro game, cosa potremmo fare d'altro? Potremmo ad esempio prendere, perché è una cosa che poi dovremmo anche fare, la parola invece che passarla come parametro così, potremmo anche dire che questa parola proviene da un servizio esterno, ad esempio un word provider potremmo chiamarlo, un secret word provider, quindi un qualcosa che è orientato appunto al generare parole segrete, perché le parole segrete, ovviamente dovendole indovinare, generalmente devono avere un senso compiuto, quindi devono provenire o da qualcosa come un file, che però deve essere voluminoso, altrimenti i tentativi diventano, cioè a volte se riconosciamo il pattern di una parola già indovinata, ci può capitare fuori. Oppure avvalerci di un servizio, magari un dizionario online, che abbia una disponibilità di un numero talmente elevato, di parole comunque con un senso, indovinabili, che ci permetta di, gestire correttamente il nostro gioco. Poi magari è un nostro servizio che fa questo tipo di lavoro dietro abbonamento, cioè quindi potremmo farci pagare il gioco per generare delle parole casuali. Vabbè, adesso lì sto un po' divagando, ma è per dire che ovviamente non si sa poi mai come la questione possa evolversi. A proposito di evolversi della questione, quindi la modifica che dovremmo andare a fare è modificare quello start in modo che come parametro non accetti, potremmo anche lasciarlo così, in questo caso forse è conveniente ed è anche più semplice, andare a produrre qualcosa di esterno. Però, siccome noi vogliamo complicarci la vita e anche vedere un po' i TDD, potremmo anche dire no, in quel punto noi passiamo un oggetto che va a generare la parola in qualche modo. La generazione non la facciamo dentro il game, perché il game ha la responsabilità di essere un collettore delle nostre funzionalità, così come, contiene un'istanza di option. Ma in option ci sono le opzioni e non sono sparse all'interno di game, quindi la responsabilità, di generare le parole casuali, che potrebbe essere anche una logica molto complessa, o come nel nostro caso potrebbe includere la chiamata a un server REST, quindi qualcosa di esterno e di molto particolare, andrebbe, senz'altro non messa all'interno di questa classe, perché altrimenti violiamo il principio di responsabilità singola, cioè diventa, fa troppe cose, gestisce il gioco, come dire, si genera le parole, magari via REST, inizia a avere supponiamo anche di voler salvare dei punteggi, inizia a avere delle dipendenze con REST, DB, la libreria base di Delphi, tutta una serie di cose che sono troppe. Dopo andare a sostituire un pezzo diventa un dramma, quindi noi faremo l'inversion of control, ovvero quando facciamo start, il metodo start a tutti gli effetti recupera quella parola, ma la va a recuperare da un oggetto esterno che è preposto a fare questo tipo di servizio. In questo modo noi magari potremmo avere un collega che si sta occupando di recuperare il valore dal server, ma noi potremmo passare un oggetto di nostra invenzione che pesca magari da un array, perché ci serve giusto per fare delle prove, e un domani togliamo quello, mettiamo l'altro, quello effettivo che utilizza il servizio esterno, e se abbiamo fatto tutto bene, abbiamo creato i test,
a dovere della nostra logica, tutto deve continuare a funzionare. Per principio, cioè non per fiducia, cioè non è per dire deve perché alla fine siamo fiduciosi così, no? È proprio stabilire il principio che consente di sostituire delle implementazioni e garantire che una cosa continui a funzionare proprio perché non viene nemmeno modificata. Quindi noi applichiamo proprio a pieno il principio solid, cioè l'open closed ad esempio in questo caso. Cioè facciamo interagire il game con un oggetto che genera le parole tramite magari un'interfaccia e usando quell'interfaccia noi possiamo in qualsiasi momento passare da un generatore di parole all'altro. Questo ci sarà utile perché in ambito di test possiamo simularlo e quindi controllare il comportamento della nostra classe. Ad esempio, controllare che vada a chiamare il metodo per recuperare la parola e anche che se noi sostituiamo la parola Pippo, la parola indovinare sia Pippo. Cioè, quindi abbiamo un triplice vantaggio, se non forse 4-5, nel lungo periodo, cioè il fatto di poter poi stimare correttamente cosa occorre per modificare quel pezzo, il fatto di aggiungere funzionalità aggiungendo codice e non cambiando quello esistente, quindi il codice è sempre nuovo e quello esistente, se è già testato, rimane tale. Ci sono un sacco di benefici legati a questa metodologia. Ho fatto un paio di, come dire, di webinar a tal proposito, magari vado. Me ne vado un attimo a ricercare, ma giusto per sul mio canale, così nel caso interessi approfondire il discorso, ad esempio TDD, li ho replicati perché sono in realtà pubblicati sul canale di WinTech Italia, se non ricordo male, però li ho recuperati anche qui. Webinar, c'è una playlist, c'è una parte sui principi solid. E c'è una parte sul testing. YouTube mi dice che non sa con certezza se io ho più di 18 anni. Se vuole esaminarmi, non ci sono problemi, io sono a disposizione. Allora il link deve essere questo. Sì, ok, perfetto. Anche lì un paio d'orette, però secondo me è venuto, se me lo descrivo un attimo, filmato introduttivo sugli unit test con Delphi. Con Delphi o con altri linguaggi, perché in realtà è, come dire, è agnostico. Secondo me è venuto abbastanza bene perché sono riuscito un po'. Essendo che la durata non era stringente come quella delle conferenze, sono riuscito a dire un po' quello che volevo dire senza troppi problemi o senza. Ok, quindi, torniamo a noi. Chiaramente se poi ci sono delle domande, se qualcuno sta seguendo in chat così e vuole fare delle domande o volete lanciare dei meme, potete anche lanciare. Non so se ha pubblicato il link, sì, quindi. Per dirla come direbbe uno, direbbe il nostro Gene Wilder, è tutto un po' lento qua, con questi software in esecuzione. E ce l'abbiamo qui, direi che è il momento giusto. Sì! Si può fare, quindi ok. Torniamo ai nostri test, quindi abbiamo le nostre opzioni, abbiamo tutto. Iniziamo a buttare giù qualche test in più. Dunque, quindi abbiamo verificato che funzionava tutto, no? Innanzitutto che i test erano tutti corretti, tutti a posto. Ok, fin qui siamo bravi. Stavamo ragionando della questione di generare una parola, quindi con un servizio esterno. Quindi, cosa potremmo fare? Non mettiamo la logica qui dentro, non possiamo, perché
perché farebbe troppe cose. Lo mettiamo in un servizio esterno per due motivi: perché potremmo voler variare la logica un domani di dove prendiamo le parole, a quel punto ci basterebbe implementare il pezzo di codice specifico, e soprattutto quando andiamo a testare il game lo dobbiamo testare in isolamento, cioè non possiamo testare una classe facendo uno start e andando a prendere il valore da un web service. Cioè, la classe deve essere ovviamente isolata, deve essere tutto ciò che è una dipendenza esterna va moccata, come come gli astronauti quando vanno sulla Luna e usano il modulo. Cioè, noi sappiamo che muovendo il joystick o quello che hanno in una certa direzione per tot gradi e schiacciando un pulsante la missione va a buon fine. Ovviamente loro devono poter testare questo su un qualcosa che dia questo responso, ma senza ovviamente andare sulla Luna, perché altrimenti se a quel punto se ci sbagliamo abbiamo perso gli astronauti. Quindi qui il concetto è esattamente lo stesso. Quindi andiamo a fare una unit magari words un po' generica, potremmo farla, quindi nel senso inteso come gestione delle parole, quindi non è Word di Office, ma giusto per dargli un nome che sta a indicare che qui ci occupiamo a tutti gli effetti di quella che è la generazione delle parole. Che potremmo fare qui di per sé? Potremmo andare ad aggiungere intanto un'interfaccia ai Word Generator, chiamiamola così, o Secret Word Generator, ok, comunque diciamo il... non usiamo... Questo ho messo volutamente la I davanti e non il T, perché questo è un... sarà un'interfaccia. Interfaccia cosa vuol dire? Che questa interfaccia, questa struttura, che è il, diciamo, la cosa più astratta che possiamo implementare, dirà quali sono le azioni che potrà fare un generico word generator, cioè un generatore di parole. Ovvero, ad esempio, una delle funzioni che potrà fare è get word, intanto mettiamola così, cioè chiamare una funzione e questa ci darà una stringa. Come sarà implementata, questo dipenderà ovviamente dalla classe che implementerà questa interfaccia e quindi metterà il corpo. Quindi potrà eventualmente generare una parola prendendo un servizio REST con qualcosa di random o con qualcosa di dizionario. Possiamo averne tante varianti, ogni variante sarà in una classe dedicata e in questo modo teniamo le cose tutte in ordine. Quindi questo sarà ciò che noi dovremo indicare nel nostro start. Non vorrà più una parola, ma vorrà magari che gli si dia un word generator, cioè qualcosa che il gioco possa invocare per dirgli: senti, mi serve una parola nuova, quindi ti vengo a invocare. L'oggetto che poi noi passeremo sarà scelto in base all'implementazione che ci piace di più, quindi un fake nel caso dei test, cioè una classe che non fa nulla se non ciò per cui la programmiamo, in maniera tra l'altro molto stupida perché non possiamo aggiungere logica, altrimenti dovremmo fare i test dei test e questo diventerebbe... Quindi qui la signature del metodo cambia perché ci finisce il generatore di Word. Quindi nello start non è semplice come assegnare, tanto dobbiamo aggiornare ho fatto esattamente il contrario di quello che volevo fare. Ok, adesso va bene, ho sincronizzato l'interfaccia, cioè la dichiarazione con il corpo. Mi dice che non trova il word generator perché dobbiamo importare ovviamente la nostra unit words nella sezione interface, e quindi adesso i word generator ce l'abbiamo. Qui cosa faremo? Non abbiamo più la secret word, ce la segna in rosso giustamente perché fino a questo momento si aspettava di recuperare la parola dal parametro.
Però non è che dovremmo fare poi molti cambiamenti, dovremmo prendere il nostro word generator e fare get word. Volendo possiamo anche, dovremmo anche verificare che word generator non sia nil, però vabbè, non eventualmente questo lo aggiungiamo in un secondo momento. È chiaro che a questo punto vado a salvare tutto, faccio un build dei test, i test neanche compileranno perché al momento siamo allo stato attuale in questa situazione dove noi stiamo ancora passando in due contesti addirittura la nostra parola, quindi questo non va bene perché noi abbiamo previsto una nuova implementazione che vogliamo anche testare, ovvero che la parola venga presa da una fonte esterna. Quindi come fare? Passo nil, non lo testo. No, noi dobbiamo metterci in condizioni di produrre una classe eventualmente anche configurabile o impostabile dove a partire da una, come dire, da una parola, ok, si riesca a generare un valore controllabile e poi testare sul gioco se è uguale. Quindi noi dobbiamo usare un word generator che genera una parola che noi sappiamo per certo, in modo che poi quando la testiamo sul game la secret word sia esattamente quella che sappiamo viene restituita dal word generator, quindi questo è un po' il giochino che dobbiamo fare. So che c'è un po' di, magari c'è un po' di confusione e quindi qui dobbiamo passare un oggetto, ora non dobbiamo più passare come ci chiede lui, dobbiamo passare un word generator, quindi dobbiamo andare a creare. Creiamo quindi uno stub, quindi una classe fantoccio, potremmo dirlo. Add new faccio una unit, quindi una classe che ci serve al momento solo per i test, quindi è specifica e la chiamiamo tests fakes, che è il nome generico per gli stub e i mock, che sono due elementi che si usano nei test. Lo stub è proprio il fantoccio, cioè è un oggetto che noi andiamo a configurare per fare in modo che restituisca i valori che noi ci aspettiamo, in modo da testare le condizioni su un altro oggetto che lo invoca e quindi fa un po' il segnaposto. Il mock invece è un po' diverso, è più intelligente, ovvero è il target, è il bersaglio dell'interazione dell'oggetto che stiamo testando con un altro oggetto che è appunto il mock. Quindi sul mock noi andiamo, come dire, a fare, le nostre verifiche per controllare che tutto sia andato a buon fine. Oppure potremmo poi farli entrambe, quindi in questo caso facciamo fakes, facciamo un word generator stub, ok, punto pass, e qui quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a creare una classe, tanto mettiamo un type. Dovremmo andare a implementare un'interfaccia che sta nella unit core words, che è il word generator. Quindi lo metto nell'interface, ovviamente lo importo così che è molto più comodo che scrivere a mano. Quindi questo sarà il word generator stub, è una classe, è eredita da t-interfaced object, cioè una classe base per tutti gli oggetti che implementano delle interfacce in modo da dare un'implementazione iniziale ad alcuni metodi che sono i metodi di reference counting, quindi è un object con già il supporto all'interfaccia. L'interfaccia qual è? È ovviamente la nostra iWordGenerator. Qui lui mi sottolinea class probabilmente perché dice guarda che se vuoi implementare questa interfaccia, devi implementare il metodo getWord, quindi ci segnala la mancanza. Andiamolo a cercare, a questo punto lui lo ha, come dire, aggiunto, non implementato, ma adesso l'implementazione la andiamo a fare noi. Come la facciamo? Potremmo dire, ok, facciamo così, prendiamo un campo privato, ci mettiamo una secret word, ok, e poi sul costruttore lo andiamo a inizializzare.
Secret word string. Cioè, è un fantoccio che noi creiamo. Quando lo creiamo, prendiamo la parola che ci piace e gliela stampigliamo sul petto, e quando lui deve generare, restituirà sempre quella parola lì. Cioè, la parola possiamo cambiare nel costruttore, quando l'abbiamo definita, testiamo che sia effettivamente quella. Quindi ogni volta che quel metodo viene invocato, ci darà la stessa parola. Quindi qui cosa facciamo? Chiamiamo ovviamente sempre inherited create, prendiamo la parola segreta campione. Qui in realtà potremmo essere ancora più generici, perché qui poi non so neanche dove possa essere utilizzata questa parola. Più siamo generici, meglio è. Chiamiamo la sample word, cioè parola di esempio. Questa è proprio indicare che qui dentro ci va una parola di esempio. Qui get word va benissimo. Quindi abbiamo le opzioni, il game lo chiudiamo un attimo. Abbiamo il nostro simpatico get word. Quando gli chiediamo la parola, restituiamo la parola di esempio che abbiamo scelto in costruzione. Quindi quella la definiamo una volta sola, tutte le volte che viene richiesta la parola sarà quella. Quindi questo è un po' il funzionamento del... Dunque, in realtà io per sicurezza questa roba tendo a, come dire, a metterla privata, perché è una classe che implementa un'interfaccia e mi piace più rendere pubblico, quindi qui fare, non so, una parte generica di routines, una function, se riesco a scriverlo come si deve, get word generator stub o create word generator stub. È una funzione che ci dia lo stub, però che usi l'interfaccia come tipo, e quindi, cioè, questo tipo di per sé rimane privato e viene creato. Ah, ci manca ovviamente. Allora, facciamo così, e ovviamente lo mettiamo anche qui. Quindi una funzione che, dato una word esempio, ci dia, questa sarà implementata molto banalmente dicendoti word generator stub create, passandogli la parola di esempio. Questa dichiarazione la mettiamo sopra, e questo ci avvantaggia dal punto di vista del dire che qui questa unit esporta solo una funzione che consente di avere un generator stub, e l'implementazione che verrà poi creata sta qua dentro nella parte di implementation. Ah, tra l'altro ho sbagliato il posto, qua qui, cioè tutto ciò che sta in interfaccia, che è pubblico, è la funzione che crea lo stub. Devo spostare anche questo, perché a questo punto ce l'abbiamo. Quindi tutta questa classe, questo tipo, non è visibile, non è proprio visibile, quindi non possiamo istanziarlo direttamente. Però non è bello nel codice, almeno a me non piace, quando abbiamo delle mixture tra una classe che viene creata e che viene assegnata a un'interfaccia, perché mescolare oggetti e interfaccia un attimo, e con il reference counting può creare dei problemi, oltre al fatto che questo è facile da utilizzare anche all'interno dei test, perché come cambiano ora i test, abbiamo un oggetto in più. Ad esempio qui, dove facciamo lo start, secret word rimane il nostro parametro, ma il metodo si vuole un word generator. Quindi noi cosa facciamo? Ci importiamo la nostra unit di fake, che ci serviranno solo nell'implementazione, ovviamente. Ok, quindi qui faremo un create word generator stub.
cioè chiamiamo la funzione che ci crea uno stub, una classe stupidella che prende una parola e te la restituisce, e quell'istanza che utilizzata sotto forma però dell'interfaccia viene passata allo start del game, in modo che il game possa prendere quell'oggetto e tirare fuori la parola, che sarà quella che ovviamente noi abbiamo scritto qui, se tutto è andato a buon fine ovviamente. Stessa cosa qui sotto, lo start purtroppo è uguale, il resto invece rimane com'è, perché l'assert non ha bisogno di cambiamenti, in quanto noi stiamo sempre controllando che il game, che lo start abbia il gioco con una certa secret word, che sia quella che noi passiamo, solo che in questo caso non la passiamo diretta come parametro generandola noi, ma c'è un oggetto che ha la responsabilità di restituire questo dato e supporta diversi media, diverse modalità, e quindi potremmo avere vari generatori a seconda di tutte le modalità con cui noi vogliamo recuperare questo elenco di parole campione, scegliendo una parola campione in questo caso. Quindi noi abbiamo aggiunto una classe, i metodi sono rimasti più o meno quelli che sono. Se il codice compila, io mi aspetto di vedere questi test abbastanza tranquilli. Ne ha trovati 4 ed eseguiti 4, vediamo se sono poi quelli giusti. 1, 2, 3, 4, sì, quindi eseguito bene anche il nostro carissimo. Ok, quindi noi abbiamo aggiunto un elemento totalmente inerte, perché sono solo assegnazioni, cioè questo è un, come dire, è un oggetto molto stupido che prende una parola, la salva e poi la restituisce. Come vedete sono sempre valori che entrano, valori che escono, non c'è un if, allora ti do. E quindi una cosa che noi potremmo andare a testare è in questo caso che con questa word generator lui, la parola che noi passiamo, venga recuperata. Un'altra cosa che noi potremmo testare è l'interazione del nostro game col word generator, cioè ad esempio che venga chiamato il metodo start, perché potrebbero anche, chi lo sa, che magari nel metodo start non ci sia qualcosa che esegua della logica, a un certo punto abbiamo un valore identico ma non è garantito che sia stato tenuto nel modo corretto. Cioè noi potremmo anche voler testare solo il fatto che start chiami il get word, il word generator, e in quel caso testiamo che venga chiamato. Nell'altro caso, e potremmo testare ad esempio i parametri di input a quel punto, cioè controllare che venga invocato con certi parametri che nel momento non abbiamo usato, oppure che il metodo getWord venga invocato. Quindi come facciamo in questi casi? A questo punto, in questi casi andiamo a generare il mock. Il mock, perché questo oggetto è il bersaglio dell'asserzione, cioè è ciò, è come un registratore che ci va a dire cosa è cambiato e che ci segnala che qualcosa effettivamente è cambiato. Adesso non mi ricordo se ci sono delle cose specifiche. Allora, innanzitutto andiamo a salvare, lo chiamiamo word generator. Questi tecnicamente si chiamano mock, quelli un po' più intelligenti, e grosso modo faremo una cosa simile, ovvero questa è la classe, ok, andiamola a dichiarare qui sotto, di word generator mock. Ad esempio vogliamo essere sicuri che il metodo venga richiamato, abbiamo un modo semplicissimo, implementiamo l'interfaccia. Di salvare una parola non mi interessa, perché non voglio fare dei test basati sul fatto che la parola sia uguale a, che ci sia. L'unica cosa che voglio fare qui, anche la create non ci serve, è dire quando chiamo il metodo getWord io darò un valore, che può essere anche una stringa vuota, ma mi segno che il metodo è stato cambiato. Quindi ad esempio potrei fare un success di tipo boolean, successo di tipo boolean, esporlo come proprietà.
e fin qui non in scrittura perché non la si può cambiare direttamente. GetWord ci deve essere per forza perché è richiesta l'interfaccia. Questa classe semplicemente cosa fa? Quando parte viene inizializzato ovviamente a success, a false. Nel momento in cui viene chiamato il GetWord, io potrei anche molto restituirla così, mettere una stringa vuota, empty str, se mi ricordo, fare così, insomma, possiamo restituire quello che vogliamo, perché di questa classe non ci interessa il valore di ritorno, ma ci interessa che nel momento in cui chiamiamo GetWord, il campo success diventi true perché c'è stata la chiamata al metodo che noi vogliamo testare. Quindi quello che andiamo a testare qui è l'interazione tra gli oggetti, cioè non mi interessa che il parametro che su questo, sull'oggetto venga letto un valore che equivale a un altro, mi interessa che nel momento in cui chiamo start venga chiamato di un word generator il getWord che serve per recuperare la parola. Quindi mi interessa solo che avvenga questo tipo di interazione. A questo punto vado qui e cosa potrei fare? Potrei creare un nuovo test qui sotto, ad esempio dicendo che when game started potremmo chiamarlo get word is called o qualcosa del genere. Il test rimane qui perché è un test del game, però è un test del game che va a verificare se il game con un altro oggetto fa la cosa giusta, ovvero chiama il metodo getWord. Quindi il titolo potrebbe sono migliorabili, ma potrebbe essere appropriato. Come l'implementazione direi più che banalotta, nel senso che come al solito creiamo, distruggiamo, oddio dove siamo andati, qua il nostro gioco. GetWord, GuessCount non mi interessa. Qui cosa vado a fare? Create word generator stub, devo generare il mock, quindi vado qui, per intenderci la cosa sarà del tutto identica a quella che è già stata fatta per lo stub. L'unica cosa è che non ho valori da passare o da... ho una funzione create generator mock, la chiamiamo, perché effettivamente un mock restituisce word generator. Non mi interessa passare una parola perché le parole che coincidono non mi servono. Non è che perché c'è l'altro test, quindi è chiaro che se qualcosa non funziona bene in questa classe potrebbe essere che vanno a buon fine tutte e due o falliscono tutte e due, però i test non devono essere mai multicondizione, ovvero fallisce per una condizione, correggo il codice, ecco adesso è andato e fallisce per un'altra. Andato vuol dire che è verde, errato vuol dire che è rosso. Quindi qui cosa andiamo a fare? Andiamo a creare in questo caso il mock col classico costruttore, perché dubito che, se non ricordo male, ne abbia uno o meno. Quindi semplicemente creiamo questo oggetto, non dobbiamo poi fare più di tanto. Qui forse ci potrebbe convenire in realtà avere a disposizione anche la classe, questo è vero, perché altrimenti c'è, come dire, gestiamo tutto qui dentro, per cui non è un problema, perché la cosa che dobbiamo controllare è anche l'impostazione, anzi soprattutto e unicamente l'impostazione di questo flag, che serve per farci da segnalino e dirci ad esempio se il test, come dire, è passato oppure no. Allora, quindi che femo? Facciamo così, questo type lo mettiamo magari fuori. Ok, dovremmo avere magari un'altra interfaccia per altri mock, ma non
Oppure potevo lasciarlo dentro e farlo testare le condizioni, ma non mi piace molto come tipo di soluzione. Comunque, questo funziona. Direi che dovremmo usare direttamente questo. Ecco, se ovviamente un oggetto come questo ci serve per più test, potremmo anche sfruttare il meccanismo di setup e teardown. Che cosa sono? Qui dove c'è setup e teardown ci sono due procedure al momento vuote. Queste vengono eseguite il setup prima di ogni test e il teardown dopo ogni singolo test. Quindi, ad esempio, qui potremmo inizializzarci il game e nel teardown distruggerlo in modo da non replicare lo stesso pezzo di codice tutte le volte. Oppure potremmo crearci i mock e stub di cui abbiamo bisogno. Ci sono anche delle librerie volendo che fanno delle cose automatizzate, come creare, partendo dall'interfaccia, creare uno stub programmabile, un mock programmabile, quindi sono anche abbastanza evolute. Che facciamo? Mettiamo quindi un campo private. Ok, facciamo F World Generator mock di tipo T, però dobbiamo importarci tutto, direi. No, manca il mock, appunto. Manca, sì, il mock, ok, va bene. Quindi importiamo la unit T World Generator mock. Quindi sempre attenzione a usare questi oggetti che vanno sempre creati e distrutti, quindi al setup world generator mock t world generator mock create. Questo non si aspetta lucine varie, quindi nel teardown if world generator mock diverso da nil free and nil. Ogni tanta ci delizia. Ah, forse manca davvero la unit, però vediamo. System sys qualcosa del genere, vediamo se ti piace già di più. Quindi quello che andiamo a fare qui è creare il famoso mock. Qui lo distruggiamo. A che ci serve questo mock? Qui dove abbiamo il get game started, get world is called, dobbiamo testare se il metodo get world viene chiamato. Quindi sullo start qui consente di passare lo stub e c'è secret world che non ci interessa, quindi noi qui andiamo a fare un t world generator mock create. Andiamo a creare il nostro mock. Allora facciamolo, no, in realtà scusate, è già creato, quindi perché, esatto, si utilizza lo stesso, e quindi anche se non è una bella cosa, perché dovremmo resettarlo ad ogni avvio, quindi diciamo che lo creiamo qui internamente. Lmock di tipo iWorld, di tipo niente, facciamo tWorld generator mock create. Questa mettiamola di tipo non so come l'ho chiamato. World generator, va bene. Forse manca, ti manca una unit, fa vedere qui. Sicuramente gliene manca anche più di una. No, sembrerebbe sì che gli manca. Quindi in implementation, caro, aggiungi anche questo qui. Ok, quindi dov'è che eravamo fermi? Qua.
Quindi qua abbiamo creato il Word Generator Mock. A questo punto, quando faccio Start, posso passare questo mock in modo che lui acquisisca la parola segreta che è stringa vuota, non mi ricordo cos'è. Quello che noi dobbiamo andare a dissertare è non questo, ma is true, cioè se è vero che sul mock success è true. Cioè io lo creo, non mi interessa la parola, di restituire una parola, mi interessa di essere sicuro che quando chiamo start e passo il mock, la logica di quello start vada a invocare qualcosa sul mio mock, tipo dammi la parola, cioè che mi hai chiamato la funzione. Vedi che magari per qualche aneddoto logico non vediamo nulla e non viene invocata, abbiamo un test che ce l'ho. Molto peggio quelli test esplosivi. Allora, a questo punto direi che più o meno ci siamo, forse dovremmo cambiarla anche dall'altra parte, ma no, direi di no perché siamo a posto. Diciamo lo tiro via di qua, togliamo questo qui anche perché nel caso poi ce ne venga bisogno estremo possiamo anche ricorrere a degli aiuti su altri test, quindi tanto vediamo se il progetto compila, quindi compila, quindi va. Sì, è andato. Poi qui io sto saltando un po' a piedi pari, ma c'è un'intestazione del programma, c'è la gerarchia del progetto, della unit di test game e la classe, e poi qui c'è ogni metodo contrassegnato come metodo di test che viene eseguito e quindi abbiamo il framework che fa il nostro lavoro, compresa la questione del game start get word is called, quindi la parola viene recuperata, quindi in un caso sappiamo che viene recuperata, nell'altro caso non ci preoccupa la chiamata al metodo, ma ci preoccupa che se inizializziamo una parola in un certo modo venga restituita come tale e la parola segreta diventi quella. Quindi questo è un po' i due test che abbiamo aggiunto per testare due interazioni in un modo simile, ma in uno ci interessa che venga la chiamata, in altro ci interessa che se il word generator è impostato per dire Pippo, dica Pippo, quindi ci basiamo sul valore, anche perché poi è sempre logica applicativa che potrebbe sempre complicarsi, potrebbe andare su file, potrebbe recuperare da un dizionario, magari vedere un elemento se c'è o non c'è, insomma ci sono un sacco di implicazioni. Noi non dobbiamo prendere in considerazione tutte, però facendo così rimaniamo aperti a esattamente qualsiasi tipo di mocking o di esigenza di questo tipo, quindi siamo a bollo direi. Quanto abbiamo fatto? Che mancano 10 minuti alle 2 ore, quindi non andrei oltre anche perché sono un po'. I nostri test vanno a buon fine, quindi potremmo dire che al momento abbiamo fatto il gioco con un'opzione che viene utilizzata per avviare il gioco e direi che abbiamo fatto anche il test del match, sì. La parola a questo punto viene presa da qualcosa di esterno. E questo l'abbiamo già implementato, non abbiamo implementato tutte le fonti, ma quello appunto implementato sta proprio a indicare che è un dettaglio implementativo, ma noi sappiamo che se passiamo un oggetto word generator al nostro game, il game chiama un metodo e quello lo fa perché è testato, c'è il test che ce lo dimostra, e quel word generator se è configurato per dare una certa, la parola che dà coincide con quella che è la secret word quando avviamo il gioco, quindi ci interessa quello lì, perché altrimenti se non è la stessa vuol dire che o il game è fallato o il word generator pesca da un elenco e ne piglia una e sbaglia a darci una parola tra quelle possibili, che potrebbe anche essere solo una, caso più semplice, in questo modo testiamo la logica. Ok, quindi prossima volta direi finiremo senz'altro questa parte,
aggiungendo degli altri metodi. Adesso questo era un po' più far vedere un pochino l'evoluzione, ci manca ancora un po' di logica, ad esempio iniziare a indovinare, quindi vedere che quando indoviniamo, cioè quando facciamo un tentativo sicuramente errato, viene decrementato il conteggio, se ne facciamo 6 che va da 0. Ovviamente in tutti questi contesti come li testiamo? Se noi sappiamo la parola, perché la fissiamo noi, possiamo sempre fare 1, 2, 3 tentativi di indovinarla mettendo una lettera che è sicuramente diversa. Cioè noi questi test che mettiamo in piedi abbiamo il pieno controllo, cioè quindi il word generator non va su un web server, non va sul database, utilizza una classe che dice esattamente quello che noi diciamo che vogliamo dica, e l'altra classe registra le interazioni e ci segnala quello che avviene esattamente, qual è in base alle nostre esigenze la richiesta. Quindi siamo perfettamente allineati, sono super veloci perché non c'è nulla di storage, di database o di altre cose che vengono coinvolte, e chiaramente programmando così per pezzettini a incastro ci aspettiamo che togliendo un pezzettino e mettendone un altro equivalente, come vale per qualsiasi struttura modulare, il castello di carte non cada ma rimanga robusto e si comporti, adegui il suo comportamento alla nuova implementazione che andiamo a pluggare rispetto alla precedente. Quindi la prossima volta avremo anche da fare questo test sul REST server, recuperare le parole eccetera eccetera. Quindi, ma direi che ci dedicheremo qualche puntatina in più o magari qualche live addizionale durante la settimana, così vediamo di scremarlo un po' prima e di arrivare prima a un risultato che si veda, e poi da quel momento in poi soprattutto anche lavorare l'interfaccia, che non è una cosa, che magari è una cosa carina come abbiamo fatto già col pomodoro e in altri contesti. Ok, io direi che quindi al momento potremmo fermarci qui, ne vado nella schermatina di welcome. Questa è una settimana veramente dura, sono veramente, potrei iniziare a dire delle cose strane se vado giù di testa dalla stanchezza. Comunque abbiamo fatto, sì, non abbiamo sviluppato molte funzionalità, però abbiamo imbastito un qualcosa che ci può aiutare. Magari adesso vedo se durante la settimana fare un po' di coding in più, così da velocizzare per non portarlo avanti dei mesi, così completiamo l'esempio e magari poi pubblicandolo, perché adesso sto preparando il repository su GitHub dove mettere un po' tutti gli esempi, quello del pomodoro, l'esempio dell'onboarding che abbiamo fatto all'inizio, di uptethering, un po' tutti i vari progettini che nelle varie live abbiamo occhiato e ci siamo guardati per analizzare il comportamento. Direi che se non si sono tutti addormentati, non so chi è ancora connesso, io comunque ne approfitto per come dire salutarvi. Non so neanche in quanti siamo perché avevo disabilitato il contatore dei visitatori, anche se poi non lo vedo più, l'ho proprio cestinato, dove l'ho portato. Ma io, è vero che ne facciamo anche a meno, però è qua sotto. Nove mi sembra un po' strana, comunque è presente tutti presenti, quindi no, queste cose magari sono inizialmente un po' noiosette, ma anche perché se non eravate presenti avevo il suono, suonavo la cavalleria e quindi mi svegliavo subito. No, adesso scherzi a parte, sono un po' didattici, però sono per magari chi approccia così a esercitarsi per lavorare con un certo modo, e poi ovviamente quando le cose poi si complicano, e si complicheranno perché andremo a fare poi il gioco vero e proprio, vedrete che ci saranno altri test, cioè la cosa diventerà un pochino, non tanto ma leggermente più complicata.
Quindi io direi, non so se ci sono posti a cui fare dei ride, non siamo tantissimi, però magari se c'è qualcuno, come dire, Colpa. che ancora è live, c'è Fabio Biondi che fa un po' di front-end, se volete vedere un po' di front-end, questo ci potrebbe stare. Game show, un po' di retro gaming, io ho cioè, i miei favoriti, quindi vado a vedere di solito i retro gaming. Vabbè, proviamo dai a fare un raidino anche se siamo pochi con da Fabio Biondi, altrimenti c'è mini live con prove, no, non vorrei. C'è un game show di una ragazza che ha fatto un ride una sera che ha visto che programmavo e quindi se rimanete per il ride qualche secondo vi dà anche qualche puntino, dei punti canale per lanciare le stronzatine e quindi ok, comunque giusto per salutare così lo sfortunato che mi riceve poi. Noi quindi ci aggiorniamo alle prossime live, vi suggerisco, giusto perché so che Twitch non avvisa tutti e comunque potrebbe, non mi ricordo se ho messo anche il comando, sì ce l'ho messo, che ho un canale Telegram dove faccio le notifiche quando ci sono le live, questo diciamo un po' più sicuro, non faccio spam di altre cose, quindi metto solo le... C'è una domanda interessante, attenzione, per tutti direi. Prima esperienza da sviluppatore a 1100 euro, ok, beh sì, direi, non mi sembra come dire, qualcosa di non dignitoso, ovviamente dipende sempre da che cosa si sviluppa, però se si parla di prima esperienza, quindi un junior. Penso che sì, come ci possa tranquillamente stare come inizio. Poi dipende ovviamente anche dall'età, quanti anni hai e tutto il resto, quindi per farsi un po' le ossa, diciamo, l'ideale è che sia un'azienda, che sia una software house così, diciamo, piacevole, che ci sia un team. Se ne parlava appunto stasera su un altro canale di Diana che non penso sia collegato su quello che è avere un team tossico. Quello è forse la cosa più importante da evitare, cioè avere delle persone che magari non sono junior full stack. Sì, comunque direi che ci può stare anche perché a volte sento non che siano lecitissime, ma anche delle paghe inferiori. Quindi 24 anni, sì, dai, è un. Può essere un inizio, diciamo, io non sono un legale da questo punto di vista, quindi noi quando abbiamo assunto avevamo l'appoggio di vari programmi, come dire, esterni che mettevano una parte, quindi però secondo me ci può stare anche perché per un discreto quantitativo di mesi io ho preso anche meno, quindi per un certo periodo quando abbiamo fatto società inizialmente, quindi secondo me ci può stare. Dopo è chiaro che se è una cosa che soprattutto ti piace, perché devi farla poi almeno 8 ore al giorno, a meno che non siano, sei part-time o così, secondo me se uno cresce, gli interessa, si interessa anche di proprio. Dammi pure del tuo, che diventa un po', sembra troppo formale, quindi. Secondo me l'importante è ovviamente metterci del proprio, studiare anche un po' per conto proprio, cioè che la materia ti piace in modo che non sia solo una cosa che uno dice la faccio 8 ore per, come dire, sbarcare il lunario, come suol dire, altrimenti vabbè si può fare anche così, però è chiaro che se c'è dell'interesse vivo nel sviluppare le cose, il team è un team coinvolgente. Alla fine, cioè, si cresce e quindi è anche normale, è passato un annetto, un paio d'anni che
uno diventi, come dire, poi sì, indeterminato, dai, ci può stare, quindi magari ci possono essere dei benefit in più, cioè ci sta che poi dopo un paio d'anni, se uno ha delle capacità e quindi è ben inserito, chieda ovviamente un po', magari un aumentino, e a quel punto uno si fa avanti, quindi tutto dipende un po', da, secondo me, da come si approccia. Però la mia posizione proprio sulla programmazione è come gusto di Ratatouille. Chiunque lo può fare se ha della passione. Chiaro che l'esperienza di una persona che ha 8 anni è esperienza, quindi se uno lo fa per 20 anni, non cito la persona per non far sembrare che sia vecchia, che sarei io, ma è chiaro che, cioè, di cose se ne sono viste, però appunto fare dell'esperienza, soprattutto su tecnologie nuove, sicuramente la mente di un 24enne sicuramente è più adatta ad assorbire, più fresca, quindi magari la carriera poi farai sapere come va. In ogni caso, cioè, teniamoci in contatto, così poi vabbè, mio parere, poi ovviamente dipende un po' anche da tante altre cose, da cosa fa un po', la dove è collocata, insomma, un po' le attività. Però così non ho sentito di gente che partiva comunque da molto meno, anche con altre, quindi, competenze, quindi secondo me ci può stare, cioè, da questo punto di vista. Poi se è sufficiente per chi lo prende, cioè, nel senso, se può andare bene, ma non mi sembra su quelle soglie illegali che si usano a volte in aziende, dove, oppure in esercizi commerciali, che prendono apprendisti con esperienza a delle cifre, o che si lamentano perché il reddito, come dire, di cittadinanza è superiore a quello che offrono. Quindi dai, già sembra una buona partenza per un ragazzo giovane. Poi se ti piace fare esperienza, vedrai che sicuramente non mancherà molto, meno in meno tempo di quanto ne possa accorgere, sarai poi già magari a chiedere qualcosa, ti verrà offerto, perché poi se una persona è valida, al momento su questo settore c'è abbastanza richiesta, perché gli sviluppatori non mancano mai, e quindi, come dire, ci sono delle buone opportunità, quindi in bocca al lupo. Poi magari ci farai sapere come è andata dopo le prime volte, se devi ancora iniziare o se hai già iniziato. Ok, direi, vi ringrazio di nuovo chi è rimasto qui. Adesso provo a fare il famoso ride, se ci riesco, anche se più delle volte ascolto me stesso e quindi ci viene un po' di confusione, ma spero che non succeda. Mi ammutolisco e proviamo a fare un ride. Siamo una decina, dai, tutto sommato siamo anche non in pochi. E seguite i canali Telegram per le prossime live. E grazie di nuovo per la presenza, e direi che noi ci vediamo alla prossima. Dunque, chi ha detto che andavo? Adesso non mi ricordo neanche più. Non riesco a... Prego. Ci mancherebbe, anzi, quindi... ok. Ci sono, ce l'ho fatta. So, provo a lanciarla, poi dopo, se ci riesco, vedete che il problema mio è più... Allora, avviamo il ride e poi vi saluto di nuovo e direi alla prossima. Ciao di nuovo, ciao a tutti.